Allora, questa è la ruota di un'auto, una parte della ruota di un'auto. I bulloni, questa è una chiave inglese. Io acchiappo la chiave e tiro così, faccio così, track, per svitare il bullone. Quindi applico una forza che ho chiamato F1. La forza F1, il punto di applicazione della forza F1, che praticamente è questo, giusto per capirci, questo è il punto di applicazione. Ha una certa distanza dal punto fisso, dal fulcro. Lo chiameremo braccio B1. Allora, dobbiamo adesso disegnare il vettore momento della forza che abbiamo visto ieri. Questo è difficile disegnarlo perché in realtà il vettore momento non è nel piano dell'iPad, non si trova qui nel piano della lavagna. In realtà il momento o viene verso di noi, quindi è un vettore tridimensionale, insomma, nel piano tridimensionale viene verso di noi. Oppure se ne va dentro la lavagna questo vettore. Come si fa a determinare questa cosa? Andiamo a chiederlo agli studenti. Vai. Chi è che lo vuole dire? Vediamo. Fate vedere la regola della mano destra. Forza. Allora, spiega. Le dita nel verso della forza, Benissimo. Queste quattro dita. Perfetto. nel verso del pollice, visto che gira in senso Ah, antiorario, spinta, spinta. Le dita nel verso della forza. Il pollice punta verso l'alto o verso il basso? verso l'alto, Benissimo. Quindi il momento sarà uscente o entrante? uscente. Uscente. Quindi il momento verrà verso di noi, come sta facendo questa penna. E fai vedere come l'hai disegnato. Perché l'hai disegnato così? Perché l'hai disegnato con un puntino? Perché è uscente. Se Ok. E spiegaci. Quando è uscente è come se io vedessi la punta la punta del del vettore. vettore. Del vettore, la punta della forza, in questo caso è Sì. il momento, il punto del vettore. E qui tu hai disegnato praticamente una punta, fondamentalmente. Ti sei scordato di mettere il simbolo di vettore al momento. Quindi metti il simbolo di vettore. Bravissimo. Ok, questa è una spiegazione per poter parlare, diciamo, di come si disegna, si rappresenta il momento di una forza. Quindi abbiamo detto, riepiloghiamo, regola della mano destra. Punto con le dita mi indicano come gira la mia chiave inglese, il pollice mi indica il verso del momento, in questo caso è uscente, e quindi rappresento il vettore momento, diciamolo con questo colore qua, il vettore momento con un puntino. Un'altra risposta che possiamo dare ce la dice questo studente, abbiamo visto in generale L'oggetto, che... se ruota in senso antiorario, il momento sarà uscente, mentre se ruota in senso orario, il momento sarà entrante. Bravissimo, in questo caso questa chiave inglese, questo oggetto ruota in senso. Antiorario, e quindi il momento sarà uscente. Bravo, vai. Allora, se io metto adesso, vi voglio far vedere una cosa, vediamo la terna di questi vettori. La matita, diciamo, rosa rappresenta la forza. La penna nera rappresenta il braccio, vedete, forza e braccio. E questa penna invece rappresenta il vettore momento, che chiaramente abbiamo detto che è uscente, cioè viene verso di voi. Allora guardate, alza verso di me, questi tre vettori sono fra loro perpendicolari. Vedete, formano una terna di vettori perpendicolari. Allora, essendo questi tre vettori perpendicolari fra loro, per rappresentarli, Avremo bisogno dell'asse X, Y e Z. ovvero dello spazio tridimensionale.